2, 4, 6, 8 riga larga, l'ottava riga larga di scherza modalf. Ok. Come inizia la riga? Sono perso. Hashem Yevarech et Amo. Inizia così? Sì. Ok. Ok, andiamo a Bashalò. Questo è semplicemente la, perché la, la Midà si conclude con Sim Shalom, perché il Shalom è Chotamosha, insomma, la conclusione di Dio, perché Dio benedice il popolo col Shalom. La spiegazione di tutto, però non la rifarei sinceramente. Era molto bella. Sì, però tanto è semplice, non c'è niente di chiamare, è semplicemente una spiegazione. Spiegazione della Midah? Spiegazione su cosa? Sulle varie berachot della Midah. Sul perché, sul qual è l'ordine, sul perché quell'ordine, eccetera, eccetera. Avete una traduzione della sera della leggetta, insomma, è abbastanza, molto semplice ma carina, insomma, è bella. Ok, va bene. Allora, vi dico su che cosa, qual è il problema adesso che può affrontare Gemara. Allora, ci sono in realtà due fonti su questa storia dello Shmonesra, che poi non è Shmoneh, ma sono 19. Comunque, le due fonti sono una che dice c'è un signore che si chiama Shimon Appaculi, ha stabilito, ha ordinato la Amidà, eccetera, eccetera. E l'altra fonte dice che sono stati gli Anshei Knesset HaGedolah. Che hanno due fonti molto diverse, noi ci siamo basati, tutta questa spiegazione è basata sulla fonte che dice che sono gli Anshei Knesset HaGedolah. La domanda è che ci sta a fare Shimon Appaculi, cioè, siamo chiaramente in un'epoca molto successiva, e domanda come mai si tira fuori Shimon Appaculi, se hanno stabilito gli Anshei Knesset HaGedolah. Chiaramente sono molto più autorevoli gli Anshei Knesset HaGedolah rispetto al signor Shimon Appaculi, che siamo Chacham sicuramente, però la domanda è perché questo, va bene? Ok. L'ospite, l'emigrante, la legge dell'emigrante. Questo passo. Ok, perché Sam, chi mi ha fatto? Chi mi ha fatto? Ti mi ha vestito in Ziknim, umen, kamani vim, ti knuti fila alla seder, Shimon Appaculi. Mai. Mai isdir. Mai isdir. Shekechum ve chazar ve sidrum. Chazar ve sidrum. Ok. Allora, la domanda è quella che avevo fatto prima, visto che dopo che 120 hachamim, anziani, e fra questi c'erano alcuni profeti, alcuni nevim, Tiknu Tefillah la sera, avevano stabilito la Midah, la Tefillah, secondo l'ordine, Shimon Appaculi, il Maestir, che cosa ha ordinato Shimon Appaculi, che cosa è venuto a fare Shimon Appaculi? E la risposta è Shechachum e Chazar, se dove continuo a perdere il segno. Ok, Shechachum e Chazar e Sidrum. Li hanno dimenticati e lui è tornato a riordinarli. Quindi c'è stata la Midah stabilita dagli Anshei Knesset HaGedolah, un ordine stabilito dagli Anshei Knesset HaGedolah, Shimon Appaculi ha recuperato quell'ordine. Ok, perché c'è stato un periodo di dimenticanza. Va bene? Che periodo? Quando non è detto, non ci viene detto quando è che sono stati dimenticati. Non ci viene detto il periodo di dimenticanza. Si può presumere che sia dopo la distruzione della famiglia? Non è detto, non è detto. Può darsi, però il periodo di dimenticanza. Il periodo in generale, che viene considerato in genere nel Midrash come periodo di dimenticanza per eccellenza, è Yavan. È il periodo della dominazione greca. L'Ashkicham Toratech, quello che noi diciamo nell'Alanissim, che i Benin vogliono di farci dimenticare la Torah,
secondo i Chachamim ci sono riusciti, non è che insomma, non solo hanno voluto farci dimenticare la Torah, ma ci sono anche riusciti, cioè molte cose si sono perse a causa di Evanim. Dopodiché si dice che sono state recuperate attraverso il Pilpul, recuperate attraverso lo studio, però in realtà l'epoca di Yavan è considerata epoca di dimenticanza della Torah. La prima machloket che abbiamo nella Torah Shebe'al Peh l'abbiamo in epoca, non mi ricordo più quale tra l'altro, però la prima machloket a cui assistiamo è la machloket che abbiamo in epoca greca. E la machloket è segno di dimenticanze molto spesso, perché in realtà molto spesso la machloket è perché non si sa qual è la tradizione. Okay. Molto spesso non è semplicemente interpretazione diversa, noi sempre diciamo che la Machloket è interpretazione diversa, in realtà a volte la Machloket è semplicemente non so com'è, mi riporto tradizioni diverse perché è stato dimenticato, in realtà il com'è è stato dimenticato, perché c'è nel famoso passo che ho citato ieri nella Sedra Shishit dei Bene Batera del Korban Pesach di Shabbat, che in cui poi è Hillel che viene chiamato, non si sa se si può fare Korban Pesach di Shabbat, e poi viene chiamato Hillel da Bavel per sapere se si può fare Korban Pesach di Shabbat, e Hillel dà la risposta. Anche lì, dimenticanza, non sappiamo, non lo sanno, semplicemente non lo sanno, e non riescono ad arrivarci, ma non lo sanno, semplicemente si è dimenticato in qualche modo, e anche lì siamo in epoca vicina più o meno. Okay, quella è l'epoca, siamo a qualche decennio dalla rivolta di Hashmonaim, okay, quindi siamo in quell'epoca lì, piena epoca lì. Quindi in genere quella è considerata l'epoca in cui si dimentica. Dopodiché, se qui si riferisce a questo o no, questo non lo so perché non c'è scritto. Bene. Ok, la cosa, mi cambia il lacha. אסור לספר שבחו של הקרש ברוך הוא. למה רבי אלעזר, מהי? תכתיב מי ימלא לגבורת השם, ישמיע כל תהילתו. למי למלא לגבורת השם, למי שיכול לשמיע כל תהילתו. אוקיי. Allora, מכאן ואילך, da adesso in poi, אסור לספר בשבחו של הקרש ברוך הוא. È vietato dire... No, dire la lode di Kadosh Baruch Hu. È vietato formare delle lodi, ok? Creare delle lodi, ok? Dopodiché quando questa cosa si va a discutere, però insomma, è vietato, insomma, da adesso in poi, cioè insomma, io non posso aggiungere una berakha della Midah, anche se dico che una berakha di lode, per esempio. Una berakha di lode della Midah non la potrei aggiungere. La lode rimane quella. Da adesso in poi è vietato, perché cosa c'è di male a lodare Kadosh Baruch Hu, non c'è niente di male, ovviamente. E cosa viene citato qui? Ve'amar Rabbi Elazar, che dice Rabbi Elazar, che cos'è che c'è scritto? Che un verso di Tehillim, famoso, mi ele malel gevurat Hashem yashmia kol tehillato, chi può esprimere la forza di Dio, chi può esprimere la forza di Dio, faccia sentire tutta la sua lode. Le mina e le malerghe vuote Hashem, per chi è bene, per chi è buono, far sentire la forza di Dio, le mishe yachol yashmia kol teilato, a chi può far sentire tutta la sua lode. Il problema è che noi non siamo in grado di far sentire tutta la sua lode. E quando noi facciamo sentire una parte della lode, noi in realtà stiamo facendo qualcosa di sbagliato, cioè noi non siamo in grado di far sentire tutta la lode, e a questo punto il problema è che nel momento in cui ne facciamo sentire una parte, noi in qualche modo diminuiamo la lode. Il mashal che fanno i Chachamim, meglio da più avanti, se non ricordo male, il mashal che fanno i Chachamim è quello di uno che ha una casa piena d'oro, e uno lo loda perché ha dell'argento. È un'offesa, sono pieno d'oro, perché mi lodi per l'argento? Okay. Ti ho lodato per qualcosa di minore in realtà rispetto a quello che sei.
il fatto di lodare una cosa di minore, visto che noi non siamo in grado le ashmi a coltella, però a questo punto è bene stare zitti. Perché dice da adesso? Perché finché gli Anshak non è stata Gedolà, potevano farlo. Erano Elim, erano Dolim, eccetera, eccetera. Noi non siamo più in grado di farlo, questa è l'idea. L'idea è che noi non abbiamo più questa capacità. Qual era l'ultimo? L'ultimo capo Sinedrio? L'ultimo capo del Sinedrio, Yehudana Sia, il nipote di Rabbi Yehudana Sia. Ma qui era molto primo. Penso. Ok. Rabba, dai, vai. Amar Rabba, Bar Bar Khana, Amar Rabbi Yochanan, non saper vi sono cose la cross bar ho, io termi dai, ma Carmina Ola. Carmina Ola. Carmina Ola. Scenema. E su par. Loki, super Loki Adaber, Imamar Ish, chi Ivla. Ivulla. Ivulla. Ok. Allora, si mette un po' di carico su questa faccenda qui. Dice Rabbaba Rahana, dice Rabbi Yochanan, chi racconta le lodi di Kadosh Baruch Hu troppo, nel Carmi Olam viene sradicato dal mondo. Se ne ma Yesupar Loki, è un verso di Yov, quindi significa che è difficile tradurre come al solito. Chi racconta a lui quando parla, se un uomo fa questo, Yevullah, viene inghiottito. Okay? So, chi racconta di Dio viene inghiottito. Cioè, perché non è in grado, perché non è degno, perché non è... eccetera, eccetera. Darash Rabbi Yehuda... Poi basta. Ish Kafar Giburim, Riamri le Ish Kafar Gabur Chayim. Gibur Chayim. Ma dichtir lecha dumia teila sama de kula mashtuka. Sama de kula mashtuka. Allora, dice Beudà, eccetera, eccetera. Scusa, dice Beudà, ishkfar gevuge, gaggia gevuge, e c'è chi, vamila, ishkfar gibbochail, c'è chi invece che dice che è ishkfar gibbochail. Mai dichtiv lecha dumia teila, che quello che c'è scritto che sempre un verso di Tehilim, a te è adatta la lode e la dumia, cioè lo stare zitti, dom, vai dom aron per il sistema, ok? Il silenzio e la lode, il fatto, il silenzio, la tua lode è il silenzio. Sama de hula mashtuka, la medicina è tutto il silenzio. Questo cita questa specie di proverbio che dice che il silenzio cura moltissime cose. Va bene? Chiata Ravdime Amare Bamaravam Marabba Sela Mashtuka Batrin. Ok, questa è la tua uscita, dai. Non è difficile. Passa. Dice Ravdimi, si dice Bemarava, si diceva in Marav, cioè in Eretz Israel, Milà Besela, la parola vale un sela, una moneta, il silenzio ne vale due. Ok. Vabbè. C'è anche Romania. Sì. Una parola è poca e due sono troppo. Ok, va bene, adesso si riprende la Mishnah di partenza. La Mishnah di partenza è corretta a dire l'Emafrea, comincia così, l'abbiamo già visto la storia dell'Emafrea, il Emafrea vuol dire in ordine sparso, non in ordine. La seconda cosa che dice è che Ra al Pe, che Ra Targum lo Yatza, se la legge a memoria,
o se la legge in traduzione aramaica non esce d'obbligo, oppure se la legge, con la Shon anche, qualunque altra traduzione non esce d'obbligo. Questa è la Mishnah. Dai. Rial Pela Yatza, Cholei, Inalan, Amarrava, Atia Zahira, 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 Ktir, Acha, Vayamim, 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 Alele Niskarim, E Niskarim, Ktir, Atam, Kattav, Zot, Zikaron, Besefer. Male Alam, Besefer, Afkam, Besefer. Ok, allora. Da dove la domanda è Minalan, da dove si impara questo? Da dove si impara che non si può leggere la Megillah a memoria, ma la si deve leggere sul testo, si deve leggere da un rotolo, da un sefer. Ok? Dice Rabbah, Atia Zechira Zechira. Lo si impara da Zechira Zechira. Zechira Zechira vuol dire che c'è una Gezerah Shavah. Ok? La Gezerah Shavah c'è una parola uguale che troviamo. Quasi uguale che troviamo in due versi che collegano i due versi. Allora, qual è la Gezerah Shavah? La Gezerah Shavah è questa. C'è scritto, a proponere la Megillah, Ayamim el Niskarim, Niskarim Venasim, ok? Questi giorni vengono ricordati, ok? Uchtivatam, c'è scritto lì, Ktov Zot Zikaron Basefer, scrivi questo come ricordo in un sefer, che cos'è? Amalek, ok? È scritto a proposito di Amalek. Male Alam Besefer, Afkam Besefer. Come qui, a proposito di Amalek, viene detto esplicitamente che deve essere scritto in un Sefer, non posso ricordarlo semplicemente da noi, deve essere scritto in un Sefer, cioè una cosa per me, anche lì deve essere scritto in un Sefer. Quindi non posso dirlo a memoria. Il sefer okay. Di Amalek è il pezzo della parasha? Sì. Zahorat Hashem, Zahorat Hashem. Ok. Avkam Besef. Umimai? Dai, Zechira. Kriyai. Kriyai. Dilma, Iven Be'alma. Iyun Be'alma. Iyun Be'alma. Allora, e da dove, però, dovresti imparare che quella Zechira è una chiria, è una lettura, forse è semplicemente un studio. Chi dice che Zachor Tashaya Salam Amalek sia una cosa che dobbiamo leggere? Ok. Dobbiamo ricordarlo. Che cosa di ricordarlo? Pensarlo, studiare, rifletterci sopra. Non è sentito che bisogna di ricordarlo leggendolo. Ok? Sì, potrebbe essere tipo la gara di Pesach, che non siamo obbligati a leggere un testo in particolare. Sì, ma obbligo di studiare questa cosa, obbligo di rifletterci sopra, obbligo di questa cosa. Okay. La domanda è, Zikaron in realtà vuol dire questo, normalmente non vuol dire parlare, non vuol dire dire, ok? Non so cosa succede. No. Sì. Dilma Yum Berma, la salca data. Il Zachor Yachol Belev, Xomer Lotishkach, Reish Kachatalev, Amor. Amor. Ah, ma Anime Kayen Zachor. Allora, non ti venga in mente di dire una cosa del genere, cioè, non ti azzardare di una cosa del genere, o meglio, se ti fosse venuto in mente di una cosa del genere, ti rispondo. C'è scritto Zachor Yachol, ok, scritto Zachor Yachol Balev, può essere che sia Balev, che Shur Omer Lo Tishkach, quando lui dice non dimenticare, Resh Katalev Amor, a questo punto è già detto che non devo dimenticare. Allora, se la domanda, se il Zachor vuol dire ricorda, che significa non dimenticare, cosa vuol dire ricordare? Vuol dire non dimenticare, ma c'è scritto Lo Tishkach. Allora serve una ripetizione, Zachor. Se io dico Lo Tishkach, Zachor è una ripetizione. Okay. Non dimenticare, è già detto. E allora? Ma anime Kayan Zachor, allora a cosa serve questo Zachor? Vabbè, con la bocca.
Il fatto che sia scritto Zahor e Altiskach, da questo io imparo che uno è papè e uno ballevo. Ok? È simile allo Shabbat. Shavor, qualcosa negativo, Zahor qualcosa da fare, Kiddush, no? Mi sembra che Kiddush è Kiddush. Kiddush. Che devi dire per forza qualche cosa. Che devi fare qualcosa. Va bene. Ciao, continua quanto, dai. Ti vuole? Non sfruttiamo troppo. No, piacevole è Zahor, papè. Kerah Targum lo Yatzah. Se ha letto introduzione aramaica non è uscito d'obbligo. Echidami ilema dichtiv dichtiva mikra ukrila targum ainu alpe lo latzricha dichtiva targum vechrila targum aval korin ota le Echidami, allora scritto che data Gum lo Yatzah, la letta introduzione aramaica non esce d'obbligo. Echidami, qual è il caso pratico? Perché qual è il caso pratico? La domanda è ovvia in realtà. Allora, io ho una Megillah scritta in ebraico, sì, perché la leggo in aramaico. Vuol dire che cosa sto facendo? Se io ho una Megillah come abbiamo normalmente la Megillah, come faccio a leggere in aramaico? C'è la traduzione a fianco. C'è la traduzione a fianco, il che significa? Che non è un sefer. Che non sto leggendo la Megillah sul sefer. E quindi rientriamo nel divieto di leggere a memoria. Ok, è la stessa cosa in realtà. Qual è la differenza? Perché la Targum è uguale alla stessa cosa, è la stessa halakha in realtà. Non c'è bisogno di dire di tirare fuori il problema di Targum. Se non ho una Megillah scritta in ebraico e leggo la traduzione aramaica, vuol dire che la sto leggendo a memoria, comunque non la sto leggendo dal sefer. È possibile che ci sia Megillah scritta in ebraico? Questa è la domanda. Questa è la domanda. In realtà poi il problema è se è possibile questo. Ok? E chi dami? Ilema Diktiva Mikra Ukrela Targum, se è scritta col linguaggio della Mikra, del biblico, della Torah, e la letta Targum, Ainolpe, vuol dire che la legge a memoria. Ok, la stessa cosa di prima. L'Azricha non è necessario, se non Diktiva Targum, Vekare la Targum, che è scritta Targum e la legge Targum, il che significa che si può scrivere la Megillah, si potrebbe scrivere la Megillah in un'altra, sembrerebbe che si potrebbe scrivere la Megillah in un'altra lingua, ok? Questa è la cosa che viene fuori qua, va bene? Quindi è scritta in aramaico e la legge in aramaico. Ok. Lo Yatzah. Vabbè, lo Yatzah, bisogna vedere perché lo Yatzah, adesso vediamo, perché non è così semplice sta facendo, perché poi la Mishnah si contraddice. Adesso vediamo. Subito dopo abbiamo la contraddizione. Aval, Corim, Atala, Lorazot, Belaz. Però la si legge, la si legge a chi parla una lingua straniera nella lingua straniera. E allora? Ok. Beh, permesso e vietato. Okay. Cos'è sta cosa? Dovrebbe essere vietato. Se non posso leggere in aramaico quel testo a fronte, okay. Allora mi okay. Sì, ma ok, ma lo dice la Mishnah, non lo dico io. Ok, il problema è che lo dice la Mishnah. Possiamo dire tutto il calva come che vogliamo. ma lo dice la Mishnah. Corim o tal, allora lo sbellas. Ok, e infatti non è che parla. Vea Marta, che rabe con la sono la razza, ma hai detto che la lettera in qualunque lingua non esce d'obbligo. Come fai a dire? Come c'è la sua spellas? Va bene, andiamo avanti. Ravo Shmuel, De Amri, Carvaio, Belaz. Belaz e Bani. Allora, Ravo Shmuel dicono tutte e due che si tratta di un caso speciale. In tutte le lingue è vietata, ma ce n'è una in cui è permessa, il greco. Come il sefer, pazzesco. Ok? Come quello che diceva, vi ricordate, l'abbiamo già trovato questa cosa, quello che diceva Rabban Gamliel. In realtà, che l'Ievani è l'unica lingua in cui si può tradurre la Torah, va bene? La diceva a proposito della Torah, la stessa cosa che a Ushmella dicono sulla Megillah. Perché è vista come una lingua superiore rispetto a lei. È vista come la lingua della Chochmah.
Okay. E gli eventi di allora non, non è... Beh, di allora quello che studiamo a scuola, quello del classico. Sì. È vista come la lingua della Roma. Però la cultura no, la lingua sì, ma la cultura. Anche sono belle, anche con la cultura avevano ben a che fare. Okay. Ok. C'è questo rapporto di odio-amore, questo è il problema della tesi, cioè si riconosce la grandezza, si riconosce la pericolosità, tutte e due le cose. Però questo fu gli ebrei, per gli ebrei che non sapevano l'ebraico. Ok, adesso vediamo, non è così chiaro quello che dicevo, cioè, poi vediamo nella rimanere adesso. Adesso vediamo nella rimanere come funziona la cosa. Perché questa cosa, cioè la sparano così, poi vediamo un po' com'è. Vediamo, adesso rimane si pone una domanda su quello che dicevo, cioè, perché in realtà c'è una contraddizione. Adesso vediamo. E fidami, ili ma dichtiva ashurit vekrila ivanit ainu alpe. No, vabbè, di nuovo la stessa domanda di prima. E com'è, qual è il caso pratico? Se è scritta in ebraico e la legge in ebraico, di nuovo la stessa cosa a memoria. Amar Abiyacha. Amar Abiyacha, Amar Abilazar, Shektuva Belaz Yevanit. È scritta in greco, non è soltanto scritta, è scritta anche in greco. Ok? Amar Abiyacha, Amar Abilazar, Minai Shekareu HaKadosh Baruch Hu Yaakov al Shenema. El Shenemar, Vaikralo El Elohei Israel. Ok, adesso ditemi. Adesso facciamo una cosa, ditemi tutti cosa c'entra. Veramente no. Cosa c'entra questa cosa? La risposta è semplice, non andare a cercare risposte complicate. La risposta è semplice. È veramente semplice. Cercate la risposta più banale, la trovate su Icralo? Amara Biachà, Amara Bielazar. Visto che hanno portato una cosa detta alla Rabiachà a nome di Rabbi Elazar, ne porto un'altra detta alla Rabiachà a nome di Rabbi Elazar. Tutto lì. È tutta lì, non c'è niente di particolarmente complicato. C'entra niente, non c'è caso che senti qualcosa, non c'entra assolutamente niente. Ma vi ricordate, abbiamo trovato una quantità di queste cose prima. Capito come? Cioè, va avanti per tre pagine su sta roba qui di uno che dice questo. Qui già che si accontenta di una cosa soltanto. Ok. Sì, ok, queste sono ottime cose per vedere quanto si è attenti. Per misurare la concentrazione. Va bene. Okay. Da dove si impara che è stato Yaakov che Dio ha chiamato Yaakov El, l'ha chiamato una robetta piuttosto pesante. Shenemar Vaikralo El lo è Israel. Allora c'è scritto che Yaakov costruisce un Misbeach, Vaikralo e lo chiamò El Elohe Israel. Va bene? Allora, come normalmente traduciamo questa cosa, che chiama il Misbeach El Elohe Israel. Mentre come lo interpreta Rabbi Acha, non è Rabbi Elazar, Vaikralo, che Dio lo chiama El. Vaikralo le Yaakov, Elohe Israel. Elohe Israel lo chiama El. Ok. Dei Salka da Atach. Le Misbeach era le Yaakov El, perché se ti viene in mente che si riferisce al Misbeach, cioè che il Misbeach che Yaakov ha chiamato El, vai Kralo Yaakov Ibele, doveva scrivere vai Kralo Yaakov, avevo dovuto scrivere Yaakov lo chiamò, ok? Se no così non si capisce, o perlomeno è ambiguo, ok? Bello, e la Vaikra lo le Yaakov El, ma invece va letto in questo modo, che lo chiamò a Yaakov El,
un Michel a El, e chi è che l'ha chiamato El? E lo è Israel, il Dio di Israel. E quindi Kadosh Baruch Hu chiama Jacopo. Va bene. Ok, adesso io chiamo. Kadosh Baruch Hu chiama Jacopo. Sì, questo è quello che dice Rabbi. Ok. Tenete presente che El non vuol dire necessariamente Dio, no? El può dire anche grande personaggio importante, mica Mohaba Elim Hashem, no? Ok, nella Shirata Yam vuol dire chi è come te, come fra gli dei, ma fra le grandi forze, le forze della natura, eccetera, eccetera. Okay. Che poi vengono. L'idea, El dovrebbe essere così, in realtà il passaggio dovrebbe essere questo, che El vuol dire grandezza, vuol dire forza, e poi le forze vengono trasformate in divinità. Quindi in realtà originariamente vuol dire questo. Meitive. Meitive. Kera Giptit, Ivrit, Ilamit, Matit, Ivanit, Lo Yatsa. Allo Damia, Ella, Leao, Giptit, Legiptim, Ivrit, Leivrim, Ilmim, Ilmit, Leilmim, Ivanim, Ivanit, Leivanim, Yatsa. Ok, fermiamoci con questo. Ok, Meitive si porta una contraddizione, una verità che dice la letta Giftit, Giftit è egiziano. Copto. Copto? Sì. Esse? Ok. Ivrit. In ebraico, però ebraico in questo caso si intende l'ebraico originario, perlomeno, cioè scritta in una lingua non nel Ktav Ashurim, ma nell'ebraico, quello che trovate al Museo di Israele. Mm. Rotoli. Sì, dei rotoli oppure di altri, le monete per esempio. Ok? Madit, meglio, Yevanit, greco, Loyetza, Shadabrik. Ma ha appena detto che Ivanit. Ho capito, porta appunto una metile, è una contraddizione, poi c'è una barretta che ti dice esattamente il contrario, tutta questa roba qui, Rabbi Shmuel che dice Ivanit esce d'obbligo, non è vero, non esce d'obbligo, dove viene fuori che esce d'obbligo? Ma qui non esce d'obbligo chi legge? Sì, siamo stessa cosa. Magari non chi sente. Siamo. Se chi sente non sa l'ebraico, se sa il greco, non lo so. Come fai? No, non dice questo. No, non c'è differenza fra chi che sente. No. A, la Damia e la Lea. No, non assomiglia quello che dice la Mishnah. Attenzione, non quello che dice Rav Shmuel, poi sistemeremo Rav Shmuel. Ma adesso, la Mishnah, quello che dice la Mishnah, Corimo Talalo Azot Belaz, ricordo che se si legge a chi parla in castellano e in straniera, non assomiglia a questa barbarità che abbiamo citato, ma ella le ha, ma a quest'altra barbarità, e ti cito un'altra barbarità. Giftit le giftim, Ivrit le ivrim, Ilamit le ilamem. Cos'è io? Si può leggere in copto, dice copto, ai copti. Eccetera eccetera, chi parla, cioè sostanzialmente a chi parla quella lingua la si può leggere in quella lingua, ok? Yevanit le Yevanim, il greco ai greci. Elam, come? Elam è una regione della Babilonia, ok? Yatsa esce d'obbligo, quindi se la leggo a un egiziano in egiziano esco d'obbligo. Va bene, Yahi. Allora, quindi la spiegazione della Mishnah sarebbe: si esce d'obbligo se si legge in una lingua straniera, ma a chi parla quella lingua? Okay. Yahi, Rav Shmuel, Amai Mukwele, le Matnitim, dice Rav Shmuel, allora perché tirano fuori questa storia dello Yevanit? Se in realtà è qualunque lingua. Basta che si capisca la lingua, perché tirano fuori questo? Perché dicono mettono in piedi la Mishnah guardando l'Asi e la Nizza, Lukma Becholas la mettono in piedi su qualunque l'Asi, su qualunque lingua straniera. Ella. Ebraico.
Matnitin che Baraita. Allora, prima cosa sistemiamo la Halakha. La Mishnah segue secondo la Baraita, cioè Giftit e Giftim, eccetera, eccetera, è quello che abbiamo detto prima. Vechitmar, Vechitmar de Rav Shmuel Bealma. Bealma itmar. Rav Shmuel de Amri Tarvayu Lazivani. La kol kasher. Ok. Vechitmar de Rav Shmuel, quello che abbiamo detto di Rav Shmuel, Bealma itmar, è detto in generale, cioè. Non è detto riferito necessariamente a questa Mishnah per spiegare questa Mishnah, ma è detto in generale. E che cosa è detto? Rav Shmuel de Arme Tarvayo, Rav Shmuel che dicono la Zievani la Kol Kasher, la Zievani è Kasher per tutto. Cioè, qual è la differenza fra gli Evanit e le altre lingue? Che mentre le altre lingue la posso leggere in un'altra lingua solo a chi parla quella lingua, gli Evani ha la stessa regola dell'ebraico, quindi la posso leggere in ebraico anche a chi non parla ebraico. Così la potrei leggere gli Evani anche a chi non parla il greco. Questa sarebbe non è questa la però questa sarebbe piuttosto pesante come cosa. Questo direbbe in più la Bushman. Ok. La Kolkasher. Vea Katane Ivanit, la Ivanim. Va a Katane Ivanim. Dice sì, ma no, la bella Baraita non dice questo però. La Baraita dice Ivanit, la Ivanim. Mette gli Ivanit allo stesso livello. Anche la Baraita dice la Ivanit va letta, si può leggere Ivanim, non ad altri, non è vero, non dice questo. Ok. In le Hule Alma, la. In Hu de Amur. Che Rabban Shimon ben Gamliel. Okay. La Evanim in le culle alma. La. Allora, quindi vuol dire che Evanim sì, ma gli altri a tutti gli esseri, no. Gli altri no. In ode amor che Rabban Shimon ben Gamliel. Detran, Rabban Shimon ben Gamliel Romer, Asfarim lo itiru, Shechtevu e la Yevanit. Ok, tu e la Evanim. Allora, quello che dice è, secondo quello che dice Rabban Shimon ben Gamliel, che dice Asfarim, anche i libri, non hanno permesso che vengano scritti, abbiamo studiato un po' di tempo fa, non hanno permesso che vengano scritti se non in greco. Quindi, in realtà, secondo l'opinione di Rabban Shimon ben Gamliel, di questo status speciale dello Yevanit. Quindi, sostanzialmente, l'idea è che abbiamo una machloket fra la Baraita che viene citata qui, e anche la nostra Mishnah probabilmente, e il Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel invece pensa che la nostra Mishnah non lo pensa, la Baraita non lo pensa che c'è uno stato speciale dello Yevanit. Rabban Shimon ben Gamliel invece pensa che ci sia uno stato speciale dello Yevanit. Quindi loro portano e seguono l'opinione di Rabban Shimon ben Gamliel. Ok? Velimru, Alaha che Rabban Shimon ben Gamliel. Ok, allora a questo punto è l'obiezione che e dicano l'Alaha secondo Rabban Shimon ben Gamliel. Che bisogna c'è di dire la cosa del genere, che dicano l'Alaha secondo Rabban Shimon ben Gamliel. E Amri. Alaha che Rabban Shimon ben Gamliel, Avamina, Animili, Sha'a Sfarim, Aval Megillah Dichtiv Ba, Kichtavam, Eima, Lo Kamash Malan. Se dice Alaha che Rabban Shimon ben Gamliel, avrei capito, avesse detto semplicemente Alaha che Rabban Shimon ben Gamliel, avrei capito, questo vale per gli altri libri, però la Megillah in cui c'è scritto Kirtavam, che va letta Kirtavam, che è scritto Kirtavam, è specificato Kirtavam, e Imalò, avrei detto di no, avrei detto sì, per gli altri libri va bene, per la Megillah no, perché c'è scritto Kirtavam. Kamashmala ci fa capire che cosa ci fa capire? Questa è una domanda che faceva un suo conterraneo agli allievi. Kamashmala? Cosa ci fa capire? Che anacha come visualmente nella anche a Megillah. Anche a Megillah. Kamashmala ce l'ho. Kamashmalan, lo trovate centinaia o migliaia di volte nella Gemara. Kamashmalan può essere, Kamashmalan Sheken, Kamashmalan Shelo.
Ok. Allora, Kamashmalan è un ottimo esercizio per capire se ho capito la grammatica precedente. Ok, questo è l'esercizio. E pare che, così mi raccontava il Toaf, che Ben Amoseg facesse sul Kamashmalan fosse piuttosto pesante con i suoi allievi. Kamashmalan ce l'ho picchiato. L'ha presa da quello. Se uno riesce a sbagliare il Kamashmalan, arrivava a mezzi insomma piuttosto pesanti. C'era il 50% di possibilità. Eh sì. Ok. Quindi all'Oese c'è Shamash Uri, quindi si può. Qui non è la Ha. Adesso è la Ha. E che Mashamash non venga a vedere. Non sappiamo se è la Ha, qui è secondo Rav Shmuel che dicono che è la Ha, che secondo Rav Shmuel Ben Gamliel. È veramente questa la Ha? Non lo so. Non lo è. Okay. Alla fine la Ha non è così. Però questo è secondo la prima Rav Shmuel e secondo Rav Shmuel Ben Gamliel questo vale per tutti, anche per la Megillah. Ma se l'ha messo nella Mishnah lo stesso. Cosa? Non sempre. Non basta con la Mishnah per dire che era la Ha secondo la Mishnah. A volte noi abbiamo anche, in alcuni casi abbiamo degli Stam Mishnah, della Mishnayot, che dicono una cosa però la Ha non è quella. Ecco, è un esercizio complicato stabilire cosa era la Ha, non è così semplice. Ci sono dei casi in cui c'è proprio un problema. Addirittura a volte c'è una Machloket Bavli Yerushalmi, c'è una Mishnah nel Babi che dice una cosa, la faccia di Yerushalmi che dice un'altra cosa. C'è un criterio in generale, la Chokat Babi Yerushalmi, la Ha secondo Babi, però non sempre, ci sono delle eccezioni nella Ha secondo Babi, c'è una psak di Rambam su questo, per esempio sulla questione dei gerim. Se un ger può dire nella Midah Eloè e lo è Avoteno, ok, se può dire lo è Avoteno o se può dire deve dire lo è Avot Israel, ok? Perché lui non è discendente. È Machloket in realtà, okay? In realtà questa cosa è Machloket. Rambam Possek che può dirlo e deve dirlo basandosi sullo Yerushalmi, non basandosi sul Babli. Altri invece si basano sul Babli, credo che non è così, però Rambam spiega perché si basa sullo Yerushalmi, perché lo Yerushalmi dice qual era la Ha, alla fine dice alla Ha, sarebbe ricordo mai che era Biuda, anche se probabilmente sarebbe lo proprio Tecchi, perché in realtà lui sostiene che c'è una Machloket Rabbi Meir Rabbi Yehuda su questa faccenda qui, in genere Machloket Rabbi Meir Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda alla Ha, complicato. Va bene, però a volte non è così semplice, non è detto che io trovo una Mishnah che dice una cosa, ok, sono le cose chiare, non sono affatto chiare. Okay. La regola è questa, per riuscire a stabilire la Ha è perlomeno necessario conoscere tutto il Talmud, e non sempre sufficiente. Okay. Perché Rambam tira fuori il Mishnah Torah? Per questo, perché devi essere un super esperto. Tu chiedi una halakha senza avere un libro di psak halakha, in realtà non ci riesci, devi essere un talmid chacham azzum per tirarla fuori e poi dici comunque qualcosa di discutibile. Per questo ha tirato fuori il Mishnah Torah in cui c'è la psak psukah, ma la psukah serve a questo, qualcuno fa il lavoro prima, questa è la cosa, se devi farlo tu pesantina la faccenda, non ci riesci, a parte che non ci riesci, ma in realtà quello che dice Rambam è sostanzialmente che non ci riesce neanche un Rav, cioè non ci riesce neanche, anche uno che sa non ci riesce. Ok, va bene. Ve'aloese shamashuriti atza. Ve'alo yadam ai che amre. Ok, mai camre, midi, deava anashim, veamearez, dice, ok, c'è nessuna donna qui? Niente, non ci sono donne qui, no? Allora, un straniero che sente l'ebraico esce da obbligo, ok?
che significa che c'è l'obbligo anche se non capisci. E questo è la... Vealo Yadama, che mai cama, diceva, non sa cosa si viene detto, come fa a uscire d'obbligo se non sa cosa si viene detto? Dice, ma non è vero, perché ci sono comunque persone che non sanno cosa si deve dire. Dice, qual è il problema? È ovvio che è così, perché ci sono Nashim, le donne che non lo sanno, che non capiscono, e Amearez, ignoranti. Comunque ci sono gli ignoranti delle donne, che significa non leggono la regola altri questi. Ok. Davide, devi fare un po' di editing. Ma okay. No, queste le donne di quel tempo, di questo Chacham, erano ignoranti, okay. Proprio, cioè, non dice di tutti i tempi. Matt Kifla, no, attenzione, c'è uno che è più carino, dai. Che può aiutare perfino dai in piazza, dai. Matt Kifla. Matt Kifla, Ravina, Attu Anan, Achashteranim. Achashteranim, Benei Anachim, Miedina. Dice, ma perché soltanto le donne e gli Amearez? Perché noi, che cosa vuol dire Achashteranim Benea Ramachim, sappiamo cosa vuol dire? No, non lo sappiamo, pure lo leggiamo lo stesso. Quindi tutti non sappiamo in realtà. Okay. Siamo tutti ignoranti, sono dei pezzi da vedere che non sappiamo cosa vogliono dire, eppure lo leggiamo. Quindi non esageriamo su questa faccenda. Ok. Bella, mitzvat kriya, upirso benissa, achanami. Mitzvat kriya, upirso benissa. La mitzvah è quella di leggere e di fare upirso benissa. E anche qui, c'è la mitzvah di leggere e fare upirso benissa, indipendentemente dal fatto che capisco. Capisco, più o meno capisco, so di cosa si tratta. Cioè capisco non è detto che sia capisco parola per parola, vuol dire che so di cosa si tratta, so che cos'è la Megillah, so più o meno che cos'è la Megillah. La mitzvah è leggerla e la mitzvah è fare upirso benissa. Questa è la mitzvah. E questo ce l'abbiamo tutti, che siamo ignoranti, che siamo hachamim, eccetera, eccetera, questo ce l'abbiamo tutti. Tra l'altro mi è venuto in mente, ero Erev Pesach, Tanit Pechorot, ero al Tempio di Roma, e c'era un turista, e stanno facendo la, come si chiama, la Siuma Sakhtar, per far uscire d'obbligo i primogeni. E questo non capiva ovviamente delle cose, questo esce d'obbligo o esce d'obbligo? Lì è un problema. Là è un problema. Lì è un problema. Perché ha partecipato. Lì è un problema. Lo so, però lì è un problema. Lì è un problema. Lì perché il Sium Masechet invece è partecipato a uno studio. Bisogna partecipare proprio capire. Bisognerebbe proprio capire. Lì bisognerebbe proprio capire. Perché non c'è una mitzvah di fare Sium Masechet. Non è una... Qui siamo... Lui dice è una mitzvah. Lì invece è lo studio devo capirlo. Non è che sia... Se devo capire tutto questo è un problema. Ma che devo capire almeno di cosa sto parlando. Studio, non è la mitzvah di leggere, qui dice la mitzvah è di leggere, la mitzvah non è di studiare la Megillah, non è di capire la Megillah, non è di commentare la Megillah, però lì la mitzvah, quello che faccio non è leggere, lì quello che faccio è invece il studiare, e studiare significa capire. Lì è un problema veramente. Infatti, no, infatti quello che si raccomanda a tutti quelli che fanno il Sium Masechet è di spiegare bene quello che fanno. Di non dare per scontato, fare la lettura così perché ci sono due minuti, fai un pezzettino, fai due righe, però spiegale, la gente deve capire quello che stai facendo, perché deve partecipare al Sium, questa è l'idea, l'idea è che la gente partecipi al Sium. Okay. Era Serughin Yatsa. Ok, l'ha letta Serughin. A pezzetti. Come avevamo detto l'altra volta, sovietica. Ok. La Avayad Rabbanan Mai Serugin Shema'ua Le'amata Deve Rabbi Dikamra Lav Le Rabbanan Me'ua Le'u Le Rabbanan De'ave Aile Pisce Pisce Le'abbe Leve Rabbi Deve Rabbi Ad Matai Atem Nichasim Serugin Serugin. Ok, allora. Non sapevo cosa volesse dire Serugin. A me non sapevo cosa voleva dire questo Serugin. Ma sono loro, immagino. Sai che no. Noi dove abbiamo la. Ok.
Mai Serugim, la Shemaua, hanno sentito le Amatà, hanno sentito la Chaverem, la Chaverem, questo è soltanto per romani. Della moglie, no, aspetta adesso, adesso trovate proprio l'espressione classica qui, adesso la trovate, aspettate. La donna di servizio della casa di Rabbi, della moglie di Rabbi, no, Amman Amatà è la donna di servizio, deve Rabbi, della casa di Rabbi. Sì, ma si intende la moglie, quando si intende la casa si intende la moglie. No, la Chaverta si dice. Casa di Rabbi, casa di Rabbi, la casa di Rabbi, sì, si dice Bait per dire moglie, però non sempre. Per nome in questo caso. E anche Bait, ma che vuol dire? Non è che Bait vuol dire sempre moglie. Pensavo la Chavera. Non è che se dico che quello ha il significato, può essere quel significato lì, vuol dire che il significato originale non ce l'ha mai. Va bene. La casa di Rabbi, che ama, allora scusate, che dice ai Rabbanim, che stavano salendo un pezzo alla volta, un po' alla volta, pische, fino a quando voi entrate Serugin, e quindi capiscono che Serugin vuol dire un po' alla volta. Ok? L'hanno imparato dall'Amma di Bet Rabbi. Pazzesco. Sì, ma non è l'unico che così impara dall'Amma di Bet. Ma se l'ha portato dentro la Tamina Kakamak? Lei è un personaggio straordinario. Ah, non è... un personaggio... quella più volte. Prega per la morte della Beodonna, da lì si può pregare per la morte, si impara la ra che si può pregare per la morte di una persona. Perché lo fa? Lo fa perché sta soffrendo troppo, lo fa per una sofferenza terribile. Ma non c'è quella cosa che dice che è meglio che Chachamim soffrono in questo mondo, più soffrono in questo mondo, più hanno nell'Olam Abba. D'accordo, lei non fa questo ragionamento, lei ragiona, no, prega per la vita, poi a un certo punto vede che soffre troppo, prega per la sua morte. E da lì, ma si impara, si impara. Non sono esattamente personaggi così, essere nei servizi in casa di Rabbi Udana, sì, evidentemente non è qualsiasi. Dove è la banana? Matai a te un'unica simile del servizio, la veia della banana, mai haluglogot. Ma è Haluglogot, si trova da varie, Rashi dice che si trova da varie parti nella Gemara, questa cosa è Haluglogot. Ah, qua sta portando un altro caso, una parola, sì, che una parola che non vuole, che una serie di cose che non si sanno, okay. Semplicemente ha cominciato con questa, ha cominciato con Serugin e poi insomma, cita altre cose che non si sapeva il significato. Andare dalla cavertà di Rabbi, di Amra e Gavra. Brava, Mevader Parpachin, Parpachane, allora il problema è questo. Adesso si spiega questo con una parola che non si prende significato. Allora, chiaramente in questo caso viviamo di Rashi, ci dice che è un'erba, ok, questa cosa qui sono delle erbe, delle piante, okay, non lo so, esattamente vedete lì forse la spiegazione più scientifica, no? Comunque Rashi dice semplicemente che è un'erba. Va bene? Vede un tizio che sta spargendo quest'erba, Parpachane, e gli dice Ad Matai Atame Vaser Haluglogecha. Da qui si impara che Haluglogecha è quell'erba lì, va bene? Lo avo yadera banan mai salsala utromemek. Salsala utromemek. Utromemek. Ok, un verso di Mishlem. Che vuol dire questo silsala? Shmau alle amatà delle rabbie, hanno sentito la amatà delle rabbie, da Rava Tamra, che stava dicendo un tizio, da Rava Meaper Bemazie, che stava sistemandosi i capelli, Amralle Ad Matai Atta Messalsel Bisarecha. Questo ce l'aveva un canore, però.
No, ci arriviamo pure noi, sì, perché ci arriviamo pure noi. Non c'è Yosef. Ho capito, ma ci arriviamo pure noi, perché lo dice Rashid su Parashat Vayeshev, ma semplicemente Rashid lo sa perché, perché l'hanno imparato dalla battaglia di Rabbi. Lo sappiamo pure noi, perché arriviamo qualche secolo dopo. È tutto lì, sembra che siamo Hatamim noi. Ok? Questo è il motivo per cui lo sappiamo, se no non lo sapremmo. Va bene. E grazie alla Natali Rabbi che poi ci può dire quello. No, beh, qualsiasi sciampista in Israele oggi te lo dice anche lei. La cavertà di Rabbi uguale. Okay. Siamo molto bravi dopo. Okay. Dicevo che siamo i nani sulle spalle dei giganti. Esatto. Ok, ad matare Thomas lo semplice fino a che tu ti metti a usare i capelli, insomma, come si può dire? Abbellire. Muove, eccetera. Lo avo yadera banan ma i Ashlech el Hashem Yahavchem. Okay. Ma qua sta diventando addirittura me questa, no, questa una commentatrice non è lei. Questa volta non è lei. Ah, ecco. Questa volta è un'altra. Ok. Te lì in questo. Amar Rabba Bar Bar Hama Zimna Chada Abba Azilana Beade Autaya Veka Duna Tuna Beade Shakul Shekol Shekol Yavech Beshade Beshade Agamlai Agamlai. Ok. Va bene, non sapevano cosa vuol dire questo Yahweh che troviamo in Mishle. Amar Rabba Bar Hama, diceva Hama, un giorno stavo andando in un posto con un arabo e trasportavo un carico e mi ha detto: prendi il tuo Yahweh e mettilo sul cammello. E da qui ho imparato che Yahweh vuol dire carico. Ok? Lava Yahweh Rabbanan. Lava Mai Betatate Bematate Ashmed. Anche questo diciamo, noi lo sappiamo. Lo sappiamo, ma che cos'è? Noi lo sappiamo, ma loro non lo sanno. Questa è la verità classica. Ok? Perché se questa è la verità proprio. Shemaua le ha matate, le ha matate, le ha verità, shakule tate ta vetate beta. Sento la madre di Rabbi che dice a un'altra donna di servizio, e qui viene chiamata Havertà, okay. Su questo non ci sono più dubbi. A Livorno si dice tutt'oggi. Sì, sì, lo so. Lo so. Quindi qui abbiamo la fonte del Havertà, che vi dice di scopare il di spazzare la cosa. Andatevi a vedere la scimpia che è bellissima. Che cos'è? Tate, leggetelo. Tate, scopa. Bellissimo. Scopa. Bella. 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 Proprio scopa. Sì, sì. Scopa della. Ok. Tanura banan Keras Rugin Yatsa. Sirusin lo Yatsa. Ok.
Ok, allora, si fa un'altra fonte su questo suo Serugin, che fa una differenza tra due parole simili, Serugin e Serusin. Allora, Serugin vuol dire a pezzi, va bene? Serusin vuol dire monco. Cambiando, no, cambiando l'ordine, cambiando l'ordine, ok? Cioè è uno dei metodi di interpretazione del testo, Sares Mikra o Farsheo, che realmente taglia il testo e spiega, allora in realtà vuol dire cambia l'ordine del testo. Cambia l'ordine del testo, metti quello che sta dopo, mettilo prima, a questo punto trovi la spiegazione. Okay? È un metodo di interpretazione, in alcuni casi i rabbini fanno questo, i commentatori fanno questo, non mettono le cose nello stesso ordine, e mettendo nello stesso ordine danno una spiegazione. Okay? Questo è Serusin. Serusin, cambiare l'ordine, quindi è la mafrea praticamente, è la storia della mafrea. Ok, Serusin lo è, cioè Serusin esce dopo. Per Rabbim Unaomer, Mishum Rabbi Yehuda, Af Beserugin, Im Sha'a, Kedeligmor, Et Kula, Koser Lerosh. Allora, Rabbi non mette un limite a questa cosa qui del Serugin. Dice questo, dice Mishum Rabbi Yehuda, Af Beserugin, anche per quanto riguarda il Serugin, se ha aspettato in modo da poter finire tutta la Megillah, non è scelto, ritornare indietro, cioè può interrompere, per esempio classico, interrompe per dare una spiegazione, interrompe per qualcosa, però Romano dice sì, vabbè, quanto, mezza giornata, quanto può interrompere, risposta, c'è un limite, il tempo di finire tutta la Megillah. Ok, la Mishnah non dà questo limite, è un limite aggiunto, una chumra in realtà. Okay. Amar Rav Yosef, Allahah che Rabbi Muna. Dice Rav Yosef, Allahah che Rabbi Muna, Mishum, Meshamah, Mishum Rabbi Yehuda, che l'ha detta a nome di Rabbi Yehuda. Amar Le Abayele Rav Yosef, che di Ligmoret Kulla, Mecha, Mecha de Kai, Le Seifa, o Dilma, Melesha Le Seifa. Dice, che vuol dire che di Ligmoret Kulla? Dal posto in cui si trova fino alla fine, interrompe a un certo punto. Qual è l'Igmoret Kula? Dal posto in cui si trova fino alla fine oppure tutta la Megillah? Amarle? Miresha le Sefa. Miresha le Sefa, di Ken, le dice dall'inizio alla fine, perché se no, Natata Devarecha le Shiurim, hai dato le tue parole alle misure, cioè che significa? Significa che non abbiamo una regola precisa. Perché uno può interrompere in qualunque momento, non sappiamo quanto è che deve interrompere, uno può interrompere due minuti, uno può interrompere, sta verso la fine, per finire la Megillah ci vogliono due minuti, sta all'inizio, per finire la Megillah ci vuole mezz'ora, quindi è una regola troppo imprecisa, okay? Quindi deve essere per forza meglio lasciare sempre. אמר רבי אבא, אמר רבי מרמיה בר אבא, אמר רב, הלכה כרבי מונה, ושמואל אמר, אין הלכה כרבי מונה. אוקיי, כבידי, מחלוקת רב ושמואל, היפותת רבי אבא, נומד רבי מרמיה, רב דיצ'ה, כלהלכה כרוקוד רבי מונה, שמואל דיצ'ה, כאין הלכה כרבי מונה, כסיניפיקה, כנונצ'ון לימית, אני אגל אותם, כסור רבי דיר. בסורה מתנו, Achi be pumpe dita, mapnu achi. A Sura l'hanno detta così, invece pumpe dita l'hanno detta in un altro modo. Amar Rav Kana, Amar Rav, Alaha ke Rabbi Muna. Dice Rav Kana a nome di Rav, Alaha ke Rabbi Muna. Shmuel Amar, en Alaha ke Rabbi Muna. È la stessa cosa, sostanzialmente riportata in maniera diversa. Ok? Rav Bibai. Rabbi Bibai. Matni Ifra. Rav Amar. Rav Amar, en alaha, che Rabbi Muna, Ushmuel Amar, alaha, che Rabbi Muna. Ok, Rav Ibai invece dice esattamente il contrario, che Rav dice che l'alaha non è che Rabbi Muna, e Shmuel invece alaha. Dice alaha che Rabbi Muna, quindi esattamente il contrario della fonte che abbiamo detto prima, no? Non sappiamo qual è, che cosa hanno detto, questo è il problema. Amar Rav Yosef, Nakut, de Rav Ibai. Bi adecha de Shmuel Ava
U de Hash de Haish le Yehida. Allora, dice Rabbi Yosef, non lo sappiamo, prendi in mano quello che dice Rabbi Ibai, è giusto quello che dice Rabbi Ibai, secondo me è giusto quello che dice Rabbi Ibai, perché? Perché è coerente con quello che dice normalmente Shmuel. Shmuel è quello che si preoccupa del Yehidah. Quello di Yehidah, del Hacham solitario, eccetera, eccetera. Cioè, nel caso in cui ci sia un Hacham, un che è Mahmir su una cosa particolare, Shmuel è uno di quelli che si preoccupa della Chumrah, okay? Se ne tiene conto. Quindi normalmente uno che lo farà anche in questo caso, visto che quello che dice Rabbi Munah è una Chumrah, Shmuel è coerente con la sua città di tenerne conto della Chumrah di un figlio. Ok? Cioè sta parlando di città qua? Sì, di città. Cioè, mi baso a questo punto, abbiamo due fonti diverse e mi baso sulla città. Di solito Shmuel si comporta così. Si comporta così. E porta la prova che Shmuel si comporta così. Ditnan. Ditnan, Shomeret Ibam. I Shomeret Yabam. Yabam. Shekidesh Achiv et Achotah, Mishum Rabbi Yehuda ben Batira, Amru, Omrim lo, Amten ad she'ase Achicha Agadol Maase. Allora, si tratta di un caso, allora il caso è questo, il caso della Shomeret Yabam. Shomeret Yabam è una donna che è morta il marito e che dovrebbe essere sposata dal fratello, la fratello del marito. Ora il problema è che succede che sono più fratelli. Okay? Allora, chi la deve sposare è il fratello più grande. Allora, succede questo, succede che un fratello più piccolo, che non dovrebbe, che non, cui non dovrebbe capitare, non dovrebbe avere il problema dell'ibum, può sposarsi nel frattempo con la sorella di questa. Ok, con la sorella di questa. Allora, qual è il problema? La sorella della vedova, di quella che è rimasta. La sorella della vedova. Può sposarsi. Che problema c'è? Certo che c'è problema. Se è sua moglie, non può sposare la sorella. Se è sua moglie, lui non può sposare la sorella, ma non è sua moglie, perché non sarà piccolo, è più piccolo dell'altro, quindi c'è un altro. Certo. Il problema è che finché l'altro non fa il bumo Khalitza, sono in qualche modo legati, cioè c'è in qualche modo un legame. Allora, cosa gli si dice? Qua dice la prima dama in materia, aspetta. Non la sposare finché l'altro non fa olibum lo chaitza. Non puoi sposarla fino a quel momento lì. È una chumah in realtà, perché non è vero che è così necessariamente, perché in realtà non è il tuo moglie. Però nel dubbio non la sua. Cioè, chiaramente c'è un problema molto grosso, siamo davanti a un problema molto grosso, il problema di Arayot, insomma, cioè sposare la sorella della moglie è vano, cioè, scherzetto, caretto, cioè una cosetta da niente. E lui dice, siamo Mahberim, siamo davanti a una cosa che potrebbe essere molto, molto, molto grossa, aspetta che non sposarti subito, aspetta che lui faccia Maase, faccia Ibum o Khalitza. Ok? Questo lo dice la Ben Batera. Shmuel dice, alla fate che abbia Ben Batera. Anche se è una Chumra, Shmuel dice la Hakebe. E da qui proviamo che Shmuel tiene conto della Chumra di un Echid. Ma io non capisco, se lui ha sposato prima la sorella di questo, mettiamo che lui la sposa la sorella di questo, se poi gli tocca a lui questa cosa del Ibum, certo che non può sposare la sorella, cioè, anche se la cosa del Ghiberot è più forte della storia del Ibum, no? Certo, d'accordo, ma lui non la sposerà la sorella. Lui non sposerà la Yerba. Perché gli hanno detto adesso di aspettare. Lui non la sposerà, ma mettiamo che gli toccherebbe, cioè la lieva male. Certo, non può sposare la sorella. Ma se l'ha già sposata la sorella, certo, poi non la può fare. Cioè, rimane fregata quella che doveva fare il boom. Questo sì, la, sì, sì. Questo sto dicendo. Quel caso là, sì. Cioè. Caso lì, però, ma in questo caso lui non l'ha ancora sposato. No. Devono ancora sposare, sì, dice aspetta. La Babatella dice aspetta, non lo fai. Shmuel dice la hacker abbiamo dato la Babatella. Va bene. Exactly.